il quale abbiamo condiviso tante belle emozioni insieme sul campo, con maglia viola. Mi ha voluto invitare a questo evento, quindi sono venuto volentieri perché insomma ci lega una vecchia amicizia fatta di tante battaglie sul campo, quindi sono venuto in cercare. Siamo felici anche perché sono tanti bambini che si avvicinano a questo sport, che sia un buon aspetto calcistico, e sotto l'aspetto umano. Senti, mister, l'evento arriva in un momento non semplice. E le chiedo semplicemente come si analizza la sconfitta contro l'Atalanta due giorni dopo, come ci si proietta una gara che per lei non è mai banale, quella di Marassi contro la sua Sampdoria. Sì, no, il momento, tanti quattro momenti, no, veniamo da delle buone partite, abbiamo fatto a Milano con l'Inter un'ottima gara e siamo usciti con la Juventus lo stesso, un'ottima gara, ma siamo usciti per episodi, no? Ne abbiamo parlato in che maniera. Con l'Atalanta abbiamo fatto una buona gara difensiva, abbiamo affrontato una squadra ostica in Europa, la seconda squadra d'Europa, abbiamo concesso solo tre tiri in porta nel secondo tempo, hanno giocato in maniera qualitativa come sanno fare loro, hanno fatto 7 gol a 5 al Milan, hanno avuto la non ho mai sbagliato, purtroppo in questa partita diversi passaggi non erano riusciti, nel momento in cui eravamo in fase di possesso palla hanno sbagliato un po' troppo tecnicamente, quindi non ha fatto sì che potessimo andare a creare i presupposti per fare altre azioni come avevamo preparato in settimana nella fase offensiva, e questo ci avrebbe consentito anche di alzare il più la squadra, cosa che purtroppo non è alzato il tutti, sbagliando qualche palla in più, fa parte della crescita che dobbiamo avere. Se si lamentano magari, oppure dicono che ancora la Juventus dopo 7 mesi di lavoro insieme non riesce magari ancora a trovare la quadra, figuriamoci noi che siamo insieme da un mese, è normale che qualcosa dobbiamo poter lavorare un po' di più, questa è una fase in cui dobbiamo lavorare ancora di più sulla fase di pareggio, di possesso, degli usciti, sbagliando meno, facendo un calcio un po' più qualitativo. La Sampdoria per me è stata una parte importante della mia carriera da allenatore, c'è un grande affetto da parte mia, però è chiaro che dovremo andare a fare una grande partita perché la squadra che si è vista sta bene, andrà a fare una grande prestazione fuori casa, ha vinto, e quindi ci aspetta una gara, un'altra tappa del nostro percorso di lavoro, da affrontare con grande attenzione, organizzazione e mentalità adeguata. Siamo da lavoro in corso, lo sapevamo, continuiamo con la fiducia intatta, sapendo quello che abbiamo fatto di buono e ci stiamo portando avanti come compattezza, come solidità, e nello stesso tempo dobbiamo ancora crescere, cose che erano più che ci sapevamo. C'è da togliere anche questa sterilità offensiva, ad esempio si parla di Cutrone, che non ci sia sentito meglio, a me se non può andare con la passata. Ragazzi, abbiamo degli attaccanti molto e i numeri sono, il ruolo sono quelli, ma anche perché non hanno avuto grandi possibilità in passato di poter giocare, no? Quindi non possiamo dare una valutazione, devono crescere, sono ragazzi giovani, hanno margini di crescita e di miglioramento. Nello specifico della settimana passata abbiamo avuto qualche problema nel reparto dell'attacco, perché Cusone ha avuto una distorsione alla tenuta, stessa cosa per Federico, Giussan aveva un problema derivante dalla partita di Torino di affaticamento non vittore, quindi è stata un po' per loro una settimana di non lavoro sul campo, e questo un po' nella partita poi può curare qualche problema, però ci lavoriamo, sono attaccanti giovani, non è in altre partite sono andati sempre vicini a loro. Chiesa, la cosa positiva, è tornato a gol, ne ha sfiorato in un paio di circostanze un altro, quindi sta crescendo, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, arriviamo con i nostri attaccanti da cui sono, Chiesa stesso a Milano con l'Inter, ci siamo arrivati a Torino con la Juventus, dobbiamo solo lavorare, continuare a lavorare per far crescere i nostri ragazzi dandogli fiducia e sapendo che hanno delle buone potenzialità, però possono sbagliare, si può sbagliare qualcosina e nella crescita c'è da mettere in preventivo. Oggi squadra libera, domani invece anche il campo si troverà anche con un'altra situazione che fino ad oggi abbiamo tirato veramente con questi ragazzi che hanno fatto un mese veramente al tamburo, perché abbiamo avuto 2 volte 3 partite in una settimana,
abbiamo giocato anticipi e quindi non abbiamo mai staccato e recuperato, e non a caso qualche energia inevitabilmente stiamo, abbiamo pagato anche nello spirito, nella partita di domenica, nella domenica qualche partita, qualche energia anche ci è venuta un po' meno, però ecco, questo giorno di riposo servirà per recuperare un po' a che è questo infortunio non bello, e quindi ci può parlare con Frank, che ha un grande cuore, un grande, grande voglia di entrare, eccetera, di fare questa sono dei tempi da rispettare, male che sia.